من أحد سكان تل الزعتر، فابتدأت المعركة. Sono un abitante di Tal el-Zaatar. La battaglia è cominciata esattamente alle 7:10 del mattino. Sono cadute tante bombe che nessuno ha potuto contare. واسأل عنه الريح تندل إن الزعتر يختصر الزمن فينبت في الماضي والحاضر والمستقبل إن الزعتر يمحي كل حدود الأرض فينبت في الماء وفي الصحراء في الماء وفي الصحراء وعرفت لماذا 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 عرفت لماذا وعرفت لماذا. Il timo cresce sul colle e ai piedi del colle. Chiedilo al vento e saprai. Il timo unifica il tempo, cancella i confini, cresce nell'acqua e nel deserto. وعرفت لماذا 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 عرفت لماذا يوم حصار الزعتر في بيروت. Ora so perché un giorno a Beirut bande di fascisti, rinnegati e separatisti assediarono il timo. Ora so perché l'odore del timo è più forte di tutti gli odori di questo secolo ebro di notte. Ora so perché la terra è assediata dal timo, perché la terra è assediata dai poveri, perché la terra è assediata dal futuro. أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل. حضرت المقاتلين بكل تسالب وكل شدة. I nostri combattenti hanno agito con coraggio e fermezza. Fin dall'inizio il loro atteggiamento è stato duro e coraggioso, nonostante il nemico usasse armi impressionanti. مخيم تل الزعتر مخيم في وسط منطقة معادية. Il campo di Tal el-Zaatar si trova all'interno di una zona nemica, completamente circondato da quartieri controllati dai fascisti. Prima che iniziassero gli scontri, nel campo vivevano circa 45.000 persone. Ma in seguito a vari conflitti a fuoco che provocarono la morte di parecchi combattenti e civili e a causa dell'accerchiamento sempre più stretto, molti emigrarono. Prima dell'ultima battaglia, nella zona erano rimaste circa 25.000 persone, metà palestinesi e metà libanesi. Tal el-Zaatar, che in arabo significa collina del timo, nasce come campo profughi palestinese nel 1950 a sud-est di Beirut, verso la montagna. Dapprima isolato, con l'espandersi della città assume sempre più l'aspetto di un grande quartiere proletario della periferia della capitale libanese. Come ogni campo palestinese, Tal el-Zaatar porta con sé la storia di questi ultimi 30 anni. La storia di un popolo che aveva una patria, una cultura, una tradizione, che era nazione ed è stato trasformato in una massa errante di profughi.
Una storia di persecuzioni e sofferenze inaudite, di miseria e umiliazioni senza fine, ma non di rassegnazione. Al pari di Tal el-Zaatar, altri campi si formano negli anni 50 intorno a Beirut, così come tanti altri campi di profughi palestinesi sorgono in altre nazioni arabe, da quando, a partire dal 1948, anno di fondazione dello Stato di Israele, la maggioranza della popolazione palestinese è costretta dagli israeliani ad abbandonare la propria terra e spinta con la forza verso i paesi arabi circostanti, come l'Egitto, la Giordania, l'Iraq, la Siria e il Libano. Dopo aver atteso vanamente fino al 1965, secondo le promesse dei capi arabi, di poter riavere la loro terra, le masse palestinesi dei territori occupati da Israele e quelle disseminate nei vari stati arabi cominciano a organizzarsi e a lottare, politicamente e militarmente, per affermare l'inalienabile diritto di riavere la loro terra e la loro identità nazionale. Anche il campo di Tal el-Zaatar, come tutti gli altri, si dà un'organizzazione di lotta. Situato a ridosso dell'area industriale di Beirut, il campo fornisce alle fabbriche libanesi una forza lavoro costretta a subire uno spietato sfruttamento. Sono proletari palestinesi, i profughi degli anni 50, e proletari libanesi immigrati dal Libano meridionale e costretti a vivere come i palestinesi nella bidonville. Insieme a una forte coscienza nazionale palestinese, cresce e si organizza tra il proletariato palestinese e libanese una nuova coscienza di classe. Contro questa cittadella avanzata della coscienza progressista e rivoluzionaria non tarderà a scatenarsi l'odio e la violenza della reazione. Fascisti, falangisti, bande di mercenari e assassini prenderanno il nome di isolazionisti e dichiareranno guerra a Tal el-Zaatar. Il 13 aprile 1975 è la data a cui si fa risalire l'inizio della guerra in Libano. È la data del massacro perpetrato dai falangisti di Beirut nel quartiere di Ain el-Rumani contro gli inermi passeggeri di un autobus. Le vittime, 30 civili palestinesi e libanesi, sono tutti abitanti del campo di Tal el-Zaatar. كان الحصار مفروض من نيسان 75 على المخيم. Il campo di Tal el-Zaatar era cerchiato fin dall'aprile del 1975 e fin da allora la gente cominciò a soffrire per la mancanza di cibo e di medicinali. Ma la situazione del campo diventò particolarmente grave quando il regime siriano diede via libera alla destra libanese, permettendole di concentrare tutte le sue forze contro il campo di Tal el-Zaatar. Il primo giorno di violenta battaglia è stato il 17 giugno 1976. L'attacco è cominciato alle 8 del mattino nella zona di Mkalles. Avevamo una postazione avanzata esattamente sotto al Mansurie e la distanza fra noi e il nemico era di circa 70 metri. Ci siamo accorti che stavano concentrando forze e mezzi blindati. Avevamo 4 giovani combattenti in quella postazione avanzata e il fratello Ali Khanjar era il capogruppo. Oggi vorremmo che gli faceste una foto per ricordarlo. È stato veramente leggendario. È qui? Sì, è qui. E vorremmo una sua foto perché per noi è un mito. Ci hanno attaccato e noi li abbiamo respinti, spendendone parecchi. Sotto le colonne dell'edificio in cui eravamo appostati ne sono rimasti più di 50. Allora hanno sospeso l'attacco e hanno mandato i mezzi blindati a ritirare i loro morti. Voi quanti eravate? In quel momento eravamo 4, davanti a più di 1000 falangisti.
Per recuperare i morti hanno cominciato a bombardarci. La nostra postazione era in una situazione critica e la capacità di fuoco ridotta al minimo. Non potevamo più rispondere al fuoco con la stessa intensità e cominciammo a sparare un colpo alla volta. Dopo qualche ora il fratello Adam ci inviò altri combattenti. Alcuni morirono per strada sotto i violenti bombardamenti. Altri furono costretti a cercare riparo nelle fabbriche. Altri ancora, grazie al cielo, arrivarono con le munizioni e così continuammo a combattere. Quando gli isolazionisti sono tornati all'attacco, uno di loro gridava con l'altoparlante: prima di attaccare recuperate i morti. Così in 10 o 12 abbiamo respinto l'attacco. Ma non uno, più di 20 attacchi nel giro di 3 ore. Più di 20 attacchi in 3 ore. Di dove sei? Io sono siriano, sono mastro falegname e dal 71 partecipo alla rivoluzione palestinese. Il primo giorno caddero circa 8.000 bombe, tutte concentrate sul campo. Più precisamente su quello che veniva considerato il centro del campo, la zona più abitata, mentre le nostre postazioni erano ai margini del campo, nella fascia esterna. Il risultato del bombardamento del primo giorno fu l'interruzione delle linee telefoniche ed elettriche. Le comunicazioni telefoniche tra noi e il comando generale si interruppero. Furono interrotti anche i rifornimenti d'acqua e rimasero solo le fontane situate ai bordi del campo. Per fortuna la popolazione civile non si mosse dai rifugi e infatti quel giorno all'ospedale non giunsero feriti civili. Il primo e il secondo giorno la popolazione era molto scossa dalla violenza dell'attacco, perché non ne capiva le ragioni. Ma col tempo il disegno divenne chiaro. In quei giorni speravamo in un aiuto qualsiasi dalla zona ovest, ma purtroppo non arrivò. E man mano la gente si abituò ai violenti attacchi quotidiani e all'idea che Tal el-Zaatar fosse stretta in una morsa di ferro. Gli attacchi non cessarono dopo il primo e il secondo giorno, ma continuarono tutti i giorni. I bombardamenti erano molto violenti e le mitragliatrici 500 pettinavano il campo continuamente. Inoltre i cecchini appostati sulle terrazze e ai piani più alti dei palazzi che dominavano il campo impedivano ogni movimento. Mi assediano i vigliacchi e si completano le mie ferite e da me si irradia la causa. E attorno a me a migliaia i figli della patria araba trasformano in oro il carbone per un pezzo di pane. La battaglia di Tal el-Zaatar è l'episodio più alto e drammatico della guerra libanese che per 17 mesi, dall'aprile 75 all'agosto 76, sconvolge e lacera l'intera nazione. Una spaventosa guerra civile con cui la destra libanese, decisa a difendere a tutti i costi il potere che detiene e i privilegi che ne conseguono, risponde alla crescita di coscienza e di forza delle masse progressiste libanesi e del loro alleato, la rivoluzione palestinese.
In Libano e fuori, le forze reazionarie cercano di montare un'immagine confessionale della guerra, come guerra di religione tra cristiani e musulmani, mentre sul fronte della guerra civile sono schierati da una parte progressisti libanesi e palestinesi, sia cristiani che musulmani, dall'altra parte le destre cristiano-maronite, appoggiate dalle destre musulmane. Alla furiosa guerra scatenata dalle destre, le forze progressiste rispondono con determinazione, difendendosi e cercando di sventare il complotto. Alla liquidazione della sinistra libanese e della rivoluzione palestinese sono infatti interessate tutte le destre arabe imperialiste e più di tutti lo Stato di Israele, che fornisce consistenti aiuti politici, materiali e militari alla reazione libanese. Epicentro della guerra è Beirut, ma anche il Libano meridionale è duramente colpito. Tutte le zone controllate dalle forze democratiche e progressiste vengono sottoposte a bombardamenti ininterrotti e indiscriminati. Quando le forze di sicurezza araba, per decisione della Lega Araba, arrivano a Beirut con il compito di proteggere la popolazione, trovano la città divisa in due parti e, non riuscendo a entrare nella zona est controllata dai fascisti, si limitano ad assistere sul confine tra le due zone, una vera e propria linea di demarcazione, all'esodo dei civili costretti dalla violenza della guerra ad abbandonare le proprie case e la città. Intanto, nella zona est, quartieri e campi abitati da proletari palestinesi e libanesi, come Karantina, Naba, Tal el-Zatar e Jesser el-Basha, sono circondati e attaccati dalle milizie fasciste. Contemporaneamente a Tal el-Zatar, i falangisti attaccano con altrettanta violenza il piccolo campo di Jesser el-Basha e con 10 giorni di bombardamenti consecutivi ne annientano la resistenza e lo distruggono, perpetrando contro gli abitanti cristiani e musulmani ogni sorta di violenze. Hanno separato le donne dagli uomini. Ci hanno perquisite, prendendoci il denaro e gli anelli, e volevano violentare le ragazze. Hanno messo gli uomini in fila e li hanno uccisi tutti, uno dopo l'altro, sotto i nostri occhi. Avevano detto che li portavano via per interrogarli, e invece li hanno portati dietro un muro e li hanno uccisi tutti. Erano 12 ragazzi e 3 vecchi. Hanno portato anche i 3 vecchi dietro il muro e li hanno ammazzati. Come li hanno ammazzati? Li hanno sparato alla testa. Col mitra? Sì, a mitragliate. Poi è arrivato William Howe, il capo dei falangisti, e ha ordinato di gettare bombe asfissianti nel rifugio e di spingere dentro la gente e di non far uscire nessuno. Che bombe? Bombe per asfissiarci. Mentre scendevamo nel rifugio, sentivamo gridare: «Vogliamo le ragazze!» E uno ha preso mia sorella e la trascinava giù nel rifugio per violentarla. Quando non l'ho più vista, ho cominciato a gridare: «Voglio mia sorella!» Così tutti si sono messi a correre dietro a mia sorella e qualcuno ha cominciato a gridare: «Lasciate stare le ragazze adesso! Ci sono ancora dei combattenti nel rifugio!» Ci hanno portato via tutto. Non ci hanno lasciato nulla. Che cosa è successo? Mia madre è andata a cercare i miei fratelli e li ha visti stesi in terra. Mia sorella Marie è andata a cercare mio fratello Issa, che avevano preso per primo. Scavalcava i cadaveri e li sollevava per vedere se tra loro c'era mio fratello. Ha continuato a cercare e lo ha trovato nel vicolo che sale alla torre. Poi è tornata mia madre e ha cominciato a gridare: «Voglio Abu Labib! Voglio Abu Labib!» Ma non ha trovato mio padre. Allora le hanno chiesto: «Vuoi Abu Labib?» Mia madre è svenuta e allora l'hanno trascinata sui sassi e l'hanno schiaffeggiata. L'hanno portata dietro il muro e l'hanno uccisa. E tu dove eri? Con lei. E cosa hai fatto dopo? «Voglio mia madre», dicevo. Allora mi hanno detto: «Vuoi tua madre? Vieni, che te la facciamo vedere». Volevano uccidermi su mia madre, ma mia sorella Marie mi ha tirato indietro dicendo: «Vieni via, non vogliamo vedere nessuno, basta. Se ti ammazzano, ci lasci sole in casa. Tu te ne vai e ci lasci sole».
Chi erano quelli che sono arrivati? I falangisti. Li hai visti? Com'erano? Come com'erano? Che aspetto avevano? Erano tutti neri, con la barba, con i capelli lunghi e disordinati, e a petto nudo, senza pigiama né niente. Hai avuto paura? Approfittando dei violenti combattimenti che impegnavano tutti i campi palestinesi, e in particolare Tal el-Zatar, il nemico aveva attaccato duramente Kalà e Jezer el-Basha. Dal punto di vista militare, la caduta di Kalà e Jezer el-Basha ha aggravato la nostra situazione, perché ha permesso ai fascisti di aumentare la pressione contro il campo di Tal el-Zatar, in particolare nella zona delle fabbriche e dalla parte dell'ingresso sud-est del campo. Dopo circa una settimana di combattimenti, nel campo erano rimaste 5 fonti d'acqua, situate lungo il confine tra noi e i falangisti. C'era anche un pozzo, ma l'acqua era inquinata dai cadaveri che vi erano caduti. E un altro pozzo, fatto scavare dai medici della Mezzaluna Rossa palestinese, non poteva venire sfruttato perché mancava la nafta per il motore della pompa. Quindi c'erano in tutto 5 fonti d'acqua per 25.000 persone. Il decimo giorno dell'accerchiamento è stato un momento storico. L'ospedale si trovava in una zona del campo vicina alla linea di combattimento. Era circondato da case distrutte. I fascisti avevano concentrato l'attacco su una postazione che distava non più di 200 metri. Ci rendevamo conto che dal punto di vista militare la situazione dell'ospedale era molto critica. Il numero dei feriti era elevato e la nostra preoccupazione principale era salvare la vita dei feriti. Per proteggere la vita dei feriti dovevamo assolutamente evacuare l'ospedale il più presto possibile. La decisione fu presa alle 2 del mattino, in una riunione al comando del campo. Mentre una parte di noi si dava da fare per cercare nel campo locali adatti, altri riempivano l'ospedale di esplosivi e minavano le strade intorno all'ospedale, altri organizzavano l'evacuazione. Dovevamo lottare contro il tempo, perché verso le 3:30-4 cominciava a far chiaro. Dovevamo assolutamente trasferire i feriti nel minor tempo possibile. Le probabilità di farcela erano estremamente limitate. Il personale infermieristico era composto per la maggior parte da donne e non avevamo barelle. Usammo scale, porte e materassi. I feriti vennero sistemati in 13 punti diversi del campo, mentre veniva attrezzato un pronto soccorso che doveva funzionare da centro di accettazione e smistamento dei feriti. Cominciammo subito a preparare la farmacia, la sala operatoria e i posti letto. Lavorammo con una tale rapidità che in pratica, sin dal mattino dopo, tutto era pronto e potevamo persino accogliere e curare i malati civili. È venuta da me, nelle braccia una bimba, rattrappite le ossa, negli occhi strisciante l'arsura. È certa la nostra vittoria, ripeteva, non abbiate paura.
E la fame mi assedia. E la fame mi assedia. All'inizio, quando siamo entrati nel rifugio, avevamo qualcosa da mangiare che è durato per 20 giorni. Poi abbiamo cominciato a prestarci la roba, i soldi e tutto il resto. E così siamo andati avanti ancora 15 giorni. Poi che cosa mangiare? Allora i combattenti hanno requisito un deposito di lenticchie e ogni famiglia si è portata 3 o 4 sacchi nel rifugio. Le donne passavano tutta la giornata a pulire le lenticchie. Poi le macinavano 3 volte. Quando erano diventate farina, le impastavano con l'acqua e ne facevano delle focacce. Oppure le bollivano facendo una zuppa, senza grassi, senza cipolla né niente, solo con un po' di sale. La versavano nei piatti, arrivavano i bambini con i loro cucchiai, mangiavano e scappavano via. Nei vicoli si vedevano pentole piene di lenticchie che bollivano ininterrottamente. Qualcuno che aveva ancora della farina cuoceva il pane sulla piastra. Sembrava che nei vicoli la vita continuasse normale, ma nelle strade non si vedeva anima viva. Mia madre, mia sorella e mia cugina stavano facendo il pane quando è caduta una bomba. Le ha colpito un pieno mia madre e mia sorella, uccidendo anche mia zia e altre mie cugine. I bombardamenti erano molto intensi e non potevamo seppellire i cadaveri, ma dopo siamo riusciti a sotterrarli tutti nell'orto dietro casa. Mia madre con mia sorella e mia zia con le mie cugine. Momento cruciale nel corso della guerra libanese è l'aprile 1976, quando le forze progressiste, che stanno per avere la meglio sulle forze reazionarie, sono improvvisamente costrette a fronteggiare l'entrata in Libano dell'esercito siriano. La Siria, fino a ieri alleata della rivoluzione palestinese e dei progressisti libanesi, li affronta ora militarmente come fiero oppositore. L'intervento siriano, paralizzando ingenti forze palestinesi e libanesi progressiste, muta il corso della guerra. Le destre non saranno sconfitte, le sinistre non prevarranno e sarà la Siria ad assumere, secondo i suoi piani, il controllo della situazione libanese. سيطر على المنطقة هون لهون ابتداء من الشارع الرئيسي صوفر I carri armati appostati lassù controllano la strada principale da Saofar fin qua. Da quelle postazioni su questo versante della collina i siriani controllano la città di Ammana e il villaggio di Kubai. Hanno altre postazioni sull'altro versante in grado di controllare Alei. Hanno installato armi elettroniche e batterie di missili. Mi assedia il Barada, mi assedia il fiume siriano e la rugiada è nel sangue un'oasi immigrata d'autunno. هاجرت في الخريف قالت القدس قالت القدس إليك
ايو 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 العاشق المستباح اذا كنت. Gerusalemme ha detto: o innamorato del sangue tuo ovunque versato, se tu fossi Caes, la tua sposa in segreto è assediata dai capi tribù e a tutti si rifiuta e sulle due rive imbraccia il fucile. La presenza dell'esercito siriano, che si è inserito come un cuneo tra le parti in lotta, impedisce anche alle forze progressiste e rivoluzionarie di tentare l'apertura di un varco dalla parte della montagna verso Tal el-Zatar. L'unico aiuto che si può dare al campo dall'esterno consiste nel creare una cintura di fuoco intorno a Tal el-Zatar che alleggerisca la pressione dell'attacco fascista. Per il resto, la vita del campo dipende ormai soltanto dalla resistenza della sua gente. Che ruolo avevi? Facevo quello che potevo. Portavo l'acqua, preparavo da mangiare per i combattenti. Incoraggiavo i più giovani spiegandogli che si trattava della nostra sopravvivenza, di difendere il nostro onore, i nostri bambini. Questo dicevo. Eravamo al punto di dover scegliere tra la vita e la morte. Io non ero un combattente prima. Avevo responsabilità civili. Mi occupavo dei viveri. Ma quando è cominciata la battaglia, anch'io ho dovuto battermi. E così ho imparato anch'io a combattere durante la battaglia, finché non mi hanno ferito. Dove sei stato ferito? Alla mano. E hai continuato a combattere? Come facevi a sparare? Così, appoggiando il Klaschen sul braccio. Prendevo il fucile e andavo in tutte le postazioni. Ogni mattina alle 3 facevo il giro delle postazioni per soccorrere i feriti. Io combattevo in un gruppo di uomini. Che arma avevi? Avevo un Klaschen. E quando eravamo nelle postazioni, sparavo anche con la mitragliatrice. Noi ci preparavamo ad attaccare una pattuglia che avanzava dal fondo della strada. Volevamo lanciare un razzo col B7 e ci siamo fermati per aspettare che si avvicinassero di più. Ma siamo stati sorpresi da un'altra pattuglia che ci è sbucata davanti e ha cominciato a sparare. Sei stato ferito? Al braccio. E dopo cosa hai fatto? Ho tolto la scheggia dal braccio e ho continuato a combattere con gli altri. Quanti anni hai? 16 anni. Ho sparato un razzo da una casa che mi è crollata addosso per lo spostamento d'aria. Naturalmente era una baracca di lamiera. Sì, era una baracca di lamiera che mi è crollata addosso per lo spostamento d'aria provocato dal razzo. E sono riuscito a tirarmi fuori, ma avevo una gamba rotta e sono arrivati i compagni che mi hanno portato via. Parliamo di questa storia delle esplosioni, per cui i fascisti dicevano che usavamo strumenti elettronici. Usavamo le loro bombe inesplose, le sistemavamo negli edifici con dell'altro esplosivo e le collegavamo con una miccia. I falangisti non se ne accorgevano, entravano nelle case, si appostavano e cominciavano a spararci addosso. Noi con una batteria d'auto accendevamo la miccia e in ogni casa che saltava ne morivano 10 o 12. Così li fregavamo e poi gli dicevano che avevamo strumenti elettronici. Fratello Mahmoud, parlaci degli scontri a cui hai partecipato a Tal el-Zatar. Dov'eri? In quale base? In tutte le basi. Parlaci di una delle postazioni in cui sei stato. Di quando eri nella base di George Matta, per esempio. C'erano degli scontri. Va bene, parla. Di, parla. Che ti è successo? Che ti è successo? Che arma avevi? Un M16.
Che ci facevi? Ci speravo. Raccontaci di qualche scontro. Raccontaci di quando eri nella trincea. Come avanzavano? Come eravate appostati? Come è avvenuto lo scontro? Avanti, di cosa è successo, parla. Quando sono arrivati i fascisti, cosa hai fatto? Gli ho sparato. Il nostro gruppo veniva sempre chiamato di rinforzo, da una parte e dall'altra. Eravamo il gruppo dei padri. Una volta ci hanno chiamato a Deir el-Saleh e il mio reparto ha risposto compatto e si è battuto coraggiosamente. Abbiamo respinto 5 o 6 attacchi fascisti, distruggendo varie macchine e molti carri armati, sotto gli occhi degli abitanti del campo. Un giorno i ragazzi hanno distrutto un autoblindo che trasportava soldati, un rover e una Chevrolet. Sono arrivati tutti contenti e soddisfatti e mi hanno detto: cantiamo e balliamo. Abbiamo cantato e ballato. E questa era la nostra canzone. Tra i problemi importanti che abbiamo dovuto affrontare c'è stato il diffondersi tra alcuni di un atteggiamento rinunciatario. Persone che avevano molta paura ce n'erano, anche se erano poche, e continuavano a chiederci di trovare una soluzione. E noi cercavamo di convincerli che non c'era altra via d'uscita che resistere a tale Zatar o arrendersi e morire. Tanto valeva allora combattere e morire con onore a tale Zatar. La presenza della popolazione all'interno dei campi è infatti determinante per la volontà di resistere. Avevamo l'esempio di Nabah, un altro dei campi rimasti isolati nella zona est. La causa principale della caduta di Nabah è stata proprio l'evacuazione della popolazione. Fermatevi, è per il vostro bene, vogliamo sapere che sta succedendo. Vogliamo aiutarvi, vogliamo sapere che vi è successo. Sono arabi anche loro, non sono stranieri. Siamo di qui, siamo arabi, non siamo stranieri. Da dove venite? Da Nabah. I falangisti volevano portarci a Durrani. Hanno preso mio marito, i falangisti. Dov'è ora? È ancora con loro? Sì, è là e non so se vivo o morto. Dov'era la vostra casa? A Nabah. Cos'è accaduto? Stavamo prendendo la nostra roba. È passata una macchina con una mitragliatrice e lo hanno preso. L'hanno caricato sulla macchina e sono andati via. A lei cosa hanno fatto? Niente. Gli hanno preso il denaro? Quello l'avevano già preso ieri. Avevamo 105 lire. Perché hanno preso suo marito? Così. Che lavoro faceva? Non lavorava da un anno. Era disoccupato? Sì, disoccupato. Chi hanno preso oltre lui? Non ho visto nessun altro, solo lui. E adesso dove va? Vado al mio paese. Dove? Al sud. Da dove venite? Da Nabah. Siete venuti a piedi? Sì. Senza niente, nude e crude. Abbiamo dovuto lasciare tutto a Nabah. E ora dove andrete? Andiamo al sud. A vedere se ci trovano un posto in cui stare. Non ci sono più case al sud.
Da dove venite? Danabà. 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 Perché siete venuti via? Perché stanno scannando la gente là. Chi li sta scannando? I falangisti, i fascisti isolazionisti. A voi che cosa hanno fatto? Da molto tempo eravamo al nostro villaggio. Non eravamo a Nabà durante l'evacuazione. Ieri sono tornate a prendere la mia roba. Stanno bruciando e distruggendo tutto. Le case della parte alta sono ancora in piedi, ma quelle che erano giù sono state tutte bruciate. Che farete ora? Andiamo al sud, che faremo? Pianterà una tenda e starà là. In grazia di Dio. Pianteremo una tenda, è meglio. Che cosa ci dici, fratello? Dico che gli isolazionisti sono proprio dei fascisti, solo questo. Di dove sei? Sono del sud. Che farai ora? Viaggerò. Dove? In un paese qualsiasi che accolga un libanese del sud. Che cosa vi hanno fatto laggiù? Ci hanno cacciati. Che è successo? Dimmi. Innanzitutto gli armeni, d'accordo con i falangisti, hanno invaso la zona. Eravamo in buoni rapporti con gli armeni, mai un disaccordo. Poi si sono alleati con i falangisti, hanno occupato la zona e ci hanno cacciato. Cosa farai al sud se non trovi lavoro? Viaggerò. Dove? In qualsiasi parte. Ora non so cosa farò, ora mi sento perso. Hanno ucciso qualcuno? Sì, hanno ucciso. Come hanno ucciso? Ammazzano. Per esempio, entrano in una casa e sparano alla gente. Una vecchia di 70 anni che stava facendo i bagagli, l'hanno bruciata con tutta la sua roba. Come con la roba? Sì, l'hanno bruciata con tutta la sua roba. Il piano delle destre di impadronirsi di tutto il Libano, distruggendo l'opposizione progressista e la rivoluzione palestinese, si era rivelato illusorio. Le forze reazionarie ripiegarono allora su un secondo obiettivo, ancora una volta con la copertura confessionale, la spartizione del Libano, la creazione di uno Stato nello Stato, uno Stato maronita. Quest'idea trovò notevole consenso in Israele, dove era già maturata nella testa di Ben-Gurion fin dall'inizio degli anni 50. La nascita di piccoli stati confessionali nella regione avrebbe dato a Israele garanzie di sicurezza e maggior potere. Un piccolo stato maronita, uno sciita, un altro sennita e un altro druso avrebbero situato Israele, stato ebreo, nella sua vera cornice confessionale. La destra libanese mise in opera il proprio piano di spartizione con scientifica e feroce determinazione. L'operazione pulizia, come la chiamavano i fascisti, era cominciata nel quartiere di Maslach e Carantina. Poi era stata la volta di un piccolo campo isolato, abitato da palestinesi, il campo di Baia, a 9 chilometri a nord di Beirut. Avevano continuato con Jesser el Basha, poi con Nabà. Restava ancora il campo di Tal el-Zatar, che dopo 45 giorni di scontri ininterrotti, continuava a resistere come un bastione difficile da battere. Adesso dobbiamo assolutamente ripulire questa zona. Se accetteranno di andarsene tranquillamente, bene. Se no dovremo ricorrere alla soluzione militare. Resa totale o guerra totale? Resa totale o guerra totale? Una volta nel campo, dietro al rifugio di George Matta, nell'edificio di Muhammad Abbas, c'è stato un terribile massacro. Noi eravamo in pochi e c'erano stati molti morti e feriti. I falangisti sono entrati nel rifugio e hanno commesso crimini orribili. Quanta gente c'era nel rifugio? Circa 70 famiglie. Hanno cominciato a strangolare e a uccidere anche i bambini in braccio alle madri. Li ammazzavano a colpi d'ascia. Un massacro spaventoso. Purtroppo nel campo non c'erano giornalisti che potessero testimoniare. In quel periodo abbiamo avuto moltissimi feriti, fino a 7, 8, 10.000.
Credo che nessuno nel campo non fosse ferito. Naturalmente le ferite andavano dalle più lievi a quelle mortali. I feriti leggeri li mandavamo subito a casa perché non avevamo una capienza sufficiente a ricoverarli tutti. Quelli più gravi dovevamo operarli a lume di candela, senza nessun genere di disinfettante, tranne l'acqua calda, nelle peggiori condizioni sanitarie e senza plasma. La sola cosa che avevamo in abbondanza era il sangue che la gente offriva generosamente. Quando arrivava un ferito, tutti, parenti, amici e conoscenti, venivano a donare il sangue. Negli ultimi tempi le nostre cure si erano ridotte ad acqua e sale. Quando mancava l'acqua o il sale, ci limitavamo a fasciare le ferite, senza disinfettarle e senza medicarle. Tante volte siamo stati costretti ad assistere al dissanguamento e alla morte dei feriti, senza poter fare nulla. Qualcuno dei tuoi è morto? Mia sorella. Era davanti al rifugio. Una bomba è caduta vicino a lei ed è stata ferita. È stata 20 giorni tra la vita e la morte. Era diventata una lastra di vetro. È stata 20 giorni senza mangiare, solo acqua. L'ultimo giorno, dopo 20 giorni, è entrata in agonia e poi è morta. Impedendo l'evacuazione dei feriti, che erano migliaia, i fascisti pensavano di poterci ricattare per costringerci alla resa. Ma il nostro popolo non si è arreso. I feriti morivano sotto i nostri occhi, ma il nostro popolo non si è arreso. Stiamo aspettando. Anche noi aspettiamo con voi. Forse arriveranno perché hanno detto che oggi porteranno i feriti. Abbiamo pensato, forse conosciamo qualcuno che conosce nostro figlio. Avete qualche parente laggiù? Sì. Laggiù ci sono tutti i nostri familiari. Perché la nostra famiglia è tutto il popolo palestinese. Un giorno la volontà del popolo palestinese vincerà i governanti arabi. Avete qualche speranza che i fascisti li lasceranno liberi? Che lasceranno chi? Che tolgano l'assedio? No, attualmente è impossibile. Perché sono proprio questi i metodi dei fascisti. È una lezione che abbiamo imparato in Israele nel 1948. L'abbiamo imparata nel Settembre Nero, durante i massacri nei boschi della Giordania. E l'esperienza di 6 anni di scontri a Tal el-Zatar ci ha fatto conoscere la natura del nemico. Io sono di Tal el-Zatar e la mia famiglia è di Tal el-Zatar. Mio figlio e 5 figli suoi sono combattenti. Vi auguro che arrivino sani e salvi. Loro resisteranno e non ho speranza che arrivino. Pensate che resteranno là? Sì, resteranno e non usciranno. Non usciranno con nessuno. Sono decisi. Ci sono i miei cugini a Tal el-Zatar. 9 famiglie di circa 60 persone, compresi i figli, libanesi naturalmente. Non sappiamo più niente di loro dall'inizio dei combattimenti. Speriamo che stiano bene, è tutto quello che possiamo augurarci. Pensi che arriveranno? Spero che non succeda niente di grave, che l'incidente, che la faccenda si risolva. Pensi che i fascisti li libereranno? No, perché i fascisti, gli isolazionisti, sono dei criminali. Se non fossero criminali non avrebbero impedito per 4 o 5 volte alla Croce Rossa di portare fuori i feriti. Spero che Allah e il popolo un giorno li puniranno. Ogni volta che dicono che arriveranno, vengo qui al museo ad aspettare e la Croce Rossa non riesce a entrare al campo e a tornare. Prego Dio di trovarli vivi. Pensate che gli isolazionisti manterranno la parola?
Intanto non ci si può fidare di loro. E poi se credessero veramente in Dio, in Cristo, nella Santa Vergine, nella creazione, saprebbero che l'essere umano è stato creato per vivere nell'universo e non per essere perseguitato. Bisogna che ci accettino in questo paese. Siamo stati accolti per 30 anni e devono continuare ad accettarci. In nessun paese dalla creazione del mondo è stato compiuto un atto tanto criminale come questo qui in Libano. È il paese più criminale, il Libano, degli isolazionisti, perché noi siamo un popolo come loro. Bisogna che lottino con noi per riconquistare la Palestina e non contro di noi per ucciderci in terra libanese, come hanno scritto sui muri. Questa sarà la tomba dei palestinesi, no? Non ci sperino, perché per ogni palestinese morto, 1000 ne nasceranno e continueremo a lottare, a lottare, a lottare per liberare la Palestina. Non fate assembramento, per favore, andate via. Perché se cade una bomba vi ammazza tutti. Dopo vari tentativi falliti per l'opposizione dei falangisti, la Croce Rossa è riuscita ad entrare a Tal el-Zatar. Ma anche quando finalmente c'è riuscita una prima volta, il cessate il fuoco è stato breve. All'entrata la delegazione è stata perquisita. Le hanno tolto persino le sigarette per paura che ce le dessero. Appena è uscita, era ancora vicinissima al campo. Hanno ripreso a bombardarci e a sparare. I tentativi della Croce Rossa si sono ripetuti inutilmente ancora una, due, tre volte. Finché, grazie alle pressioni delle forze democratiche che in tutto il mondo sostenevano e sostengono la nostra causa, gli isolazionisti sono stati costretti a far entrare la Croce Rossa nel campo. L'evacuazione dei feriti fu salutata dalla popolazione palestinese e libanese della zona ovest di Beirut come una vittoria. Il 3 agosto 1976 vennero evacuati da Tal el-Zatar 91 feriti, il 4 agosto 243, il 6 agosto 74. Go there.
Ero andata a prendere l'acqua con una tanica. Ho aspettato dall'una sino alle 9 di sera per riempirla. Mentre ritornavo mi hanno colpito e il sangue è cominciato a colare sul braccio che reggeva la tanica sulla testa. Avevo aspettato sino alle 9 per dar da bere ai miei figli, perciò non ho mollato la tanica. Mi hanno portato all'infermeria, mi hanno disinfettato il braccio con acqua e sale, perché c'era solo acqua e sale, e mi hanno rimandata a casa. Quando una donna cadeva o veniva ferita al ventre, alla mano o al piede, non abbandonava mai la sua tanica, perché doveva portare da bere ai figli. Ho visto io più volte delle donne morte che stringevano ancora tra le mani le taniche piene d'acqua. Ero con una decina di donne. Quando siamo arrivate vicino alla fontana, hanno cominciato a bombardare e a spararci addosso. E in sette siamo corse a ripararci. Là, vicino all'acqua, era rimasta molta gente. Una bomba li ha colpiti in pieno e se ne sono salvati solo due. Sono arrivati gli infermieri con le barelle e hanno cominciato a portar via i feriti. Noi non siamo tornate a casa, ci siamo riparate negli edifici e dietro i muretti. Non c'era un posto sicuro. La maggior parte della gente moriva per la strada e le strade erano piene di sangue dei feriti e dei morti. Man mano che il nemico avanzando occupava nuove postazioni, si avvicinava sempre più alle fonti d'acqua. Quindi le possibilità di accesso all'acqua per noi si riducevano sempre di più. Ci hanno tagliato l'acqua per 3 giorni. Si moriva di sete. Se mia figlia qua avesse avuto un bicchiere d'acqua, non me lo avrebbe dato. Se mio figlio fosse schiattato di sete, io non glielo avrei dato. غير أني أعصر أقصى الصخور وأشرب. Mi assedia la sete e io spremo le rocce più dure e bevo. Succhio la rugiada del mattino e lecco l'olio del fucile. E la mia mano si tende a ogni stella. E nonostante il sangue ricopra la strada che va verso l'acqua, io ci vado e bevo a ogni ferita. L'11 agosto cadde l'ultima postazione con l'ultimo rubinetto d'acqua del campo e decidemmo di evacuare i civili. Informammo il comando generale delle zone liberate e ricevemmo una risoluzione che diceva: bisogna mandare una delegazione a negoziare l'uscita dei civili con la protezione della Croce Rossa e delle forze di sicurezza araba e far uscire i combattenti dalla parte della montagna. Abbiamo formato una delegazione dei vecchi del campo che è andata a negoziare con i falangisti giù al Dequani, dove c'era anche il figlio di Pierre El Gemayel. E si sono accordati che non ci sarebbero stati tranelli, che si sarebbe trattato di una resa. La notte dell'11 agosto abbiamo cominciato ad avviare i reparti militari verso la montagna. I civili, secondo l'accordo, avrebbero cominciato ad evacuare il campo il giorno dopo, il 12, alle 2 pomeridiane. Ma il mattino del 12 siamo stati sorpresi dall'entrata dei fascisti nel campo. Noi del comando siamo rimasti nel campo a fronteggiarli fino alla sera del 13 agosto. All'alba del 13 ci eravamo ritirati nei vicoli interni e là ci avevano raggiunto molti civili e militari. La sera del 13, quando il campo era stato completamente e definitivamente abbandonato dalla popolazione civile, il nostro gruppo, eravamo 106, prese la via della montagna. Siamo stati noi gli ultimi a uscire. Il comando del campo con 106 abitanti tra civili e militari. Abbiamo impiegato 3 giorni e 3 notti per arrivare in montagna. Lungo la strada ci siamo scontrati con diverse pattuglie nemiche, perdendo qualche fratello e infliggendo pesanti perdite ai falangisti. Secondo gli accordi, noi dovevamo uscire dal campo il giorno 12, alle 9.30.
Fummo sorpresi da un bombardamento molto violento, iniziato alle prime luci dell'alba. Tentammo di uscire sotto la bandiera della Mezzaluna Rossa. Tutti gli infermieri erano in camice bianco con il bracciale della croce e della Mezzaluna Rossa. Davanti al pronto soccorso della Mezzaluna Rossa c'era un violento scontro a fuoco tra i nostri combattenti e i falangisti. I feriti e i civili che si erano raccolti intorno a noi si chiedevano come avremmo fatto ad uscire. Abbiamo deciso di spostarci in un edificio vicino e ci siamo mossi in gruppo, io avanti, seguito dai 10 infermieri che portavano i feriti. Ma appena arrivati all'edificio, ci siamo trovati davanti ai falangisti. Siamo stati obbligati a proseguire, io e gli infermieri che portavano i feriti, attraverso uno stretto corridoio. Mentre molti falangisti sparavano in aria e tra i nostri piedi, per costringerci a passare dove volevano loro. Quando siamo arrivati in uno spiazzo, ci hanno fatto fermare e ci hanno raggruppato da una parte. C'era una scuola laggiù al Dekwani e hanno ammassato in questa grande scuola molta gente che scendeva da Tal el-Zatar. Ho visto con i miei occhi cos'è accaduto alla gente là dentro. Viene uno, armato, un guardiano del cedro, un falangista, uno dell'esercito di Barakat. Al Dekwani erano tutti unificati sotto uno stesso comando che raggruppava tutti i partiti isolazionisti. Viene uno, guarda una bambina come questa, una bambina piccola così e la prende. Tira una ragazza per un braccio e se quella accetta di seguirlo, bene, se no le spara immediatamente. Vede una vecchia, sospetta che abbia soldi o altro, subito gli si avventa addosso. Le strappa gli abiti, la fruga. Allora la gente ha cominciato ad agitarsi ed è uscita per strada. Mentre uscivamo, sono arrivate delle donne vestite di nero, donne di cristiani, falangisti, liberali o non so che, e volevano vendicarsi. I fascisti hanno spezzato il collo alle bottiglie e le hanno date alle donne, che si scagliavano contro i nostri uomini colpendoli alla testa, mentre due tipi armati li tenevano per le spalle, e quelle le colpivano. Persone qualunque, disarmate, che venivano ad arrendersi. L'hanno fatto con due, tre, quattro. Ricordo che quel giorno sono rimasto per circa 45 minuti seduto davanti a un filo spinato terribile, davanti all'entrata di un palazzo. Quel filo, per quelli che venivano messi dall'altra parte, significava la morte. I primi ad essere uccisi sono stati i 10 infermieri che erano usciti con me. Li ho visti ammazzare, due a due. Gli ordinavano, avanti, marsh, alt. E gli infermieri mi guardavano. Non dimenticherò mai la faccia di Ali, un ragazzo di 16 anni, volontario della Mezzaluna Rossa. Mi guardava come dirmi, uno sguardo pieno di... come volesse dirmi, salvami, dottore. Ecco, questo era il senso. Ho tentato in tutti i modi, fino a supplicare un ufficiale siriano, faccia qualcosa, faccia qualsiasi cosa. La risposta era sempre la stessa. Pensa a te stesso. Così li hanno presi, gli hanno fatto fare 10 passi, perché io ho contato i passi. Poi sono arrivati degli uomini armati e ho sentito degli spari fortissimi e consecutivi e levarsi delle grida. E poi erano morti. Sono dei traditori, dei bugiardi. Saltavano addosso a un ragazzo e lo tramortivano. Lo stesso facevano a un vecchio di 90 anni, a uno di 70 e a uno di 60. Non facevano distinzione. E quando svenivano portavano delle corde. Li legavano per i piedi e li attaccavano a una macchina. Ogni macchina trascinava dietro due uomini. Ogni macchina ne aveva dietro due e li trascinava dal Dekwani verso Junie. È partita più di una macchina. Più di 10 macchine, più di 20, e ognuna trascinava dietro due uomini. C'era uno, di 80 anni. Sono arrivati, l'hanno legato tra due macchine. Un piede a una macchina, un piede all'altra. Una macchina è partita da una parte, l'altra dall'altra. E l'hanno spaccato a metà. Davanti a tutti. Davanti a tutti.
رأيت التواقيع والبصمات وعينة من دمائي محللة في الأشعة قرأت فواتير ذبحي رأيت التواقيع والبصمات وعينة من دمائي محللة ho letto tutte le ricevute del mio massacro. Ho visto tutte le firme e le impronte degli analfabeti. Ho visto il mio sangue esposto all'analisi. Che mistero è mai questo? Mi chiede il poliziotto ogni volta che mi squarcia le vene. E la sua mano si immerge nel canto. Palestina è la mia casa. Palestina il mio fuoco, Palestina la mia vendetta, fino al mio ritorno. Biladi, 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 ya ardi, ya ard al-julud. Biladi, 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 biladi.